Vuol dire arte? Agenzia regionale territoriale, ok? Praticamente sono i soggetti diversi dai comuni, ma che per conto dei comuni gestiscono questi immobili di edilizia residenziale pubblica. Allora, il comune di Genova, che è proprietario di questo edificio, quando ha deciso di demolirlo, abbiamo fatto una riunione interna molto complicata con tutte le direzioni tecniche, abbiamo detto: cosa facciamo? Lo facciamo noi, Comune di Genova, l'intervento, lo facciamo fare ad arte? Abbiamo detto no, facciamolo fare ad arte, ok? Quindi abbiamo fatto una delibera, nominato arte soggetto attuatore, abbiamo trasferito i soldi ad arte, arte ha fatto la gara d'appalto che ha vinto Patriarca. Chiaro? La gente che vive ai margini si installa dalla sera alla mattina, entra in queste case e spesso assume anche degli atteggiamenti antisociali, commettono atti di vandalismo, disturbano le persone che invece del tutto legittimamente vivono nelle loro case. E questa è una categoria di soggetti contro i quali noi vogliamo essere fermi, perché comunque questo è un patrimonio pubblico, le case popolari sono un patrimonio pubblico e quindi queste persone ovviamente quando ci vengono segnalate organizziamo delle operazioni di sgombero che vedono l'impegno di molte competenze, la polizia locale, gli assistenti sociali, psicologi. Poi devi capire i nuclei, no? Perché spesso arrivi, ci sono minori, ci sono anziani, allora un minore non è che puoi metterlo in mezzo a una strada, allora devi, come dire, fare un'indagine sul nucleo, no? C'è una situazione di disagio, capire come intervenire è molto complicato. Spesso poi che cosa succede? Che quando tu liberi una casa dall'abusivo, si rioccupa il giorno dopo. Che cosa abbiamo fatto? Ad esempio, quando siamo partiti con questa operazione, la preoccupazione più grande era questa: dobbiamo trasferire circa 400 famiglie. Quando liberiamo le case, il rischio è che arrivino subito gli abusivi e diventi la diga degli abusivi. Allora abbiamo fatto delle operazioni per impedire fisicamente che le persone andassero negli alloggi. Quindi abbiamo messo muri. Usciva una famiglia, si murava completamente la porta, si distruggevano i gabinetti, i sanitari, ok? In maniera tale che fossero assolutamente inutilizzabili. La polizia locale ha fatto un gran lavoro perché venivano quasi tutti i giorni a vedere che le case rilasciate non fossero abusivamente occupate, no? Chiaramente è stata un'operazione molto impegnativa anche da un punto di vista economico. Togliamo questa operazione che è stata straordinaria, però di solito in media riusciamo a dare 200 case all'anno. Anche perché c'è un tema di soldi, no? Perché mantenere questo patrimonio ha un costo enorme. Poi che cosa succede? Che in media si libera una casa al giorno. Quando si libera una casa, nel 90% dei casi sono appartamenti che devono completamente essere ristrutturati e il costo medio di ristrutturazione è circa 25.000 euro. Quindi il comune di Genova ha 8.000 case, il comune di Genova ha 8.000 case, ok, e una lista d'attesa di circa 2.500 persone. Allora, noi, se le case fossero tutte in ordine, noi potremmo usare i soldi per mettere a posto le case che ci mancano per poter assorbire tutta la lista. Chiaramente non possiamo farlo perché ti lasciano la casa distrutta, la devi rinnovare. Quindi, come dire, stiamo cercando di dare lo scatto, però non è facile. Qui è stata un'operazione straordinaria perché praticamente noi in un anno, oltre ai 200, ne abbiamo ovviamente predisposti altri 400 alloggi per ospitare tutte le persone che spostavamo dalla diga. All'interno, gli infissi, le porte, abbiamo tolto tutti gli arredi, abbiamo tolto tutti i pannelli di facciata, ancora c'è qualcosa che è rimasto, lo stiamo togliendo pure. Quindi c'è tutta la gestione dei rifiuti, del ferro, della plastica, del legno, quindi facciamo la catalogazione dei materiali.
Allora, questa macchina non è una gru, questo è un escavatore demolition col braccio più lungo d'Italia, quindi è un escavatore. Un escavatore che è stato predisposto con un braccio lungo 60 metri. In Italia non ci sono altre macchine di questa stazza, di questa dimensione. È una macchina che pesa 210 tonnellate. È quella macchina che avrete sentito, ha demolito anche la Vela Verde di Scampia. Come se ci fossero zone povere, ok, che dovevano essere lontane dalle zone ricche. Allora questa situazione ha creato un disastro, ok, perché ha creato queste concentrazioni, ce ne sono altri casi in Italia molto importanti, che hanno portato degrado, disagio. Allora adesso invece il concetto è completamente diverso e secondo me è un concetto migliore e io sono molto contento che la nostra città oggi è innovativa con un'operazione del genere. Il concetto è che queste case devono essere sparse in tutto il territorio cittadino, no? In maniera omogenea, in maniera regolare, devono integrarsi in tutti i quartieri. Queste 400 famiglie oggi le trovate da Voltri sino a Nervi. Adesso faccio io una domanda che sicuramente interessa a loro. Perché abbiamo deciso di fare una demolizione meccanica, quindi la pinza che mangia la struttura, e non una demolizione con l'esplosivo? La demolizione con l'esplosivo era una demolizione che poteva comportare tante insidie. Faccio un esempio: uno smottamento idrogeologico delle coste, dei versanti, un eccessivo causamento di polveri nell'aria, quindi per la salute di tutti noi. Quindi per evitare questo praticamente è meglio fare una demolizione, si chiama una demolizione controllata, top down, quindi dall'alto verso il basso, in cui pian piano mangiamo l'edificio, lo mordicchiamo e quelle poche polveri che si creano le andiamo a battere con i cannon fog. I cannon fog sarebbero quei due cannoni che vedete lì in alto, quello arancione e quello verde. Sono dei cannoni che buttano acqua nebulizzata, quindi l'acqua è nebulizzata, in modo che quelle polveri che sono nell'aria vengono intrappolate dall'acqua e vengono portate giù a terra. Questo complesso qui era energivoro, aveva un sacco di problemi, caldaie da mettere a posto, si rompeva in continuazione, quindi abbiamo anche fatto un conto economico, abbiamo visto che di qui ai prossimi 10-20 anni avremmo dovuto mettere una quantità di soldi spaventosa per mantenere questo edificio. E allora abbiamo detto, ma perché non proviamo a dare una svolta, a fare una cosa di cui si parlava in città da almeno 10-15 anni, e proviamo a demolire queste dighe, ok? Allora, un'operazione da brivido, perché intanto i soldi, perché tutta questa operazione che si sviluppa in tre lotti: il primo, trasferimento delle persone, ristrutturazione degli alloggi, quell'operazione lì è costata 10 milioni di euro, ok? Trasferire 400 persone, tutti gli alloggi nuovi. La demolizione ne costa 7 e siamo a 17. La ricostruzione che faremo qui, a conti fatti, rischia di costarne come minimo altri 10. Quindi totale conti 27 milioni di euro. Tantissimi soldi, in un momento comunque più difficile. Allora, il primo dubbio era, come lo diciamo alla gente? Perché comunque sì che si lamentavano, però qui ci sono persone che ci vivevano da 30 anni, da 35 anni. Quindi andare a una persona, magari anziana, e dirgli guarda, ti devo trasferire, non è così facile, no? Molti si lamentavano, ma dicevano, però è casa mia, no? E quindi a casa mia ho tutti i miei affetti, tutti i miei ricordi, no? La mia famiglia, no, ma alla fine abbiamo capito che la gente aveva inteso l'importanza del progetto e abbiamo lanciato l'operazione alla grande. In quell'edificio lì, assistente sociale, la persona che metteva a disposizione arte, lo psicologo quando seguiva lo psicologo. Più di un terzo delle famiglie che abitavano qui erano in carico ai nostri servizi sociali, quindi persone molto disagiate, con molti problemi. Siamo riusciti a trasferire tutti e quella era la fase che un po' mi preoccupava. Perché ad esempio poi, quando ci sono queste grandi operazioni, poi ti scontri col problema spicciolo del tipo, no?
una persona che magari è venuta ad abitare qua 30 anni fa, aveva due figli, il coniuge, erano in quattro, aveva un appartamento di un certo dimensionamento. Poi magari i figli se ne sono andati, il coniuge è morto, è rimasta solo in un appartamento per quattro persone. La legge sull'edilizia sociale che cosa ci dice? Quando io assegno una casa devo chiaramente valutare la composizione del nucleo familiare, in base a quello decidere che casa assegno, perché se è una persona sola non do una casa di 150 metri quadri, ok? Quindi alcune persone abbiamo con fatica abbiamo dovuto un po' ridimensionarle, ok? Peraltro sono contento perché poi uno si abitua, no? Allora c'era il problema, la mia cucina, come faccio ad adattare la cucina e quel mobile? Quindi abbiamo dovuto gestire queste piccole cose che potevano diventare esplosive, ma sono contento perché siamo riusciti, credo, a farlo molto bene. La prima persona che abbiamo trasferito, me lo ricordo ancora, 1 luglio 2019 nel quartiere di Quarto Alta, e la prima persona l'abbiamo trasferita lì. Adesso qua tra un po' di mesi non ci sarà più niente, ci sarà la rigenerazione. Cosa vuol dire rigenerazione? Allora, anche qui avevamo diverse opzioni, no? Potevamo dire lo lasciamo tutto com'è, ok? Nel senso, si spiana, si recupera il verde, magari si fa un impianto sportivo, si creano, diciamo, attrazioni un po' per il territorio, oppure potevamo dire sostituiamo degli alloggi, non con questo numero chiaramente, no? Qua sono circa 600 alloggi, mi sembra. Allora, faremo due palazzine piccole, non arriveranno a una cinquantina di alloggi, ok? Perché comunque le dobbiamo fare, perché una parte del finanziamento viene dal ministero e chiaramente non puoi togliere alloggi, no? Di edilizia sociale, sì. Devi necessariamente, perché con questa operazione noi abbiamo diminuito il numero complessivo di alloggi di edilizia popolare, quindi dobbiamo mettere un po' di alloggi, ma saranno case moderne realizzate secondo gli standard più innovativi dell'efficientamento energetico, li progetterà Arte, molto molto belle, nel verde, insomma, sarà veramente un colpo d'occhio notevole. Poi certo, qua parliamo di un quartiere dove questo era l'emblema del problema. Ci sono altri edifici, no, che come vedete hanno delle criticità, hanno dei problemi, consumano molta energia, c'è il problema degli abusivi, lo dicevamo prima, e quindi, come dire, piano piano dobbiamo cercare poi di intervenire, ma lo stiamo facendo, dobbiamo cercare di farlo sempre di più anche sulle altre case che non vengono demolite.